Buonasera a tutti voi. Stiamo proseguendo queste trasmissioni Firenze Capitale Speciale Elezioni per presentarvi candidati nelle liste che concorrono alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Firenze. L'ospite di questa sera è Guido Sensi. Buonasera, in rappresentanza. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Esatto, in rappresentanza della lista Alleanza per Firenze, Totaro Sindaco, che appunto sostiene il candidato a sindaco Achille Sì, è una Totaro. lista civica che noi abbiamo fatto, creato già da diversi mesi per sostenere la candidatura di Achille Totaro. Abbiamo fatto questa lista per prendere le distanze anche da una situazione che c'era a Firenze, di un'opposizione che non, a nostro giudizio non era all'altezza. Si era molto persa dietro al nostro sindaco e quindi noi abbiamo deciso una rottura forte, molto segnata, molto marcata, candidando appunto Achille Totaro e candidandoci anche noi stessi in una lista civica che ha proprio nel suo simbolo la scritta Totaro Sindaco. Allora, voi vi contrapponete molto alle scelte portate avanti in questi anni dall'amministrazione uscente, perché? Che Noi cosa ci secondo siamo voi? sempre contrapposti, già nella campagna elettorale del 2009, mi scusi, ho un momento di lapsus, nel 2009 io mi sono con Achille Totaro, siamo distinti, noi abbiamo presentato un famoso libro bianco su Renzi, sulle spese di Renzi in provincia, che si chiamava Renzino Spendaccino. E abbiamo già in quella campagna elettorale marcato una profonda differenza. In questi 5 anni, purtroppo, il centrodestra fiorentino non è riuscito, a nostro avviso, a dare a questa nostra già iniziativa di quella campagna elettorale, quando sostenevamo Galli candidato sindaco, non è riuscito a dare né la lista Galli né le altre liste una netta marcatura proprio in senso di contrasto a Renzi e al suo modo anche di portare politica a Firenze, che noi Ecco, chiamiamo renzismo. allora, qual è il vostro modo di fare politica? Il nostro modo di fare politica non è spettacolo, il nostro modo di politica è amministrare, soprattutto amministrare bene, non fare finta di pulire le piazze, non fare finta di fare le cose per portare le telecamere. Noi vogliamo in questa Firenze sicurezza, vogliamo interrompere il degrado, vogliamo contrapporci proprio a questo abbandono, questo da una parte un'immagine che viene buttata sui media, dall'altro la città che non viene, che vediamo è in degrado, ci sono situazioni di sporcizia, situazioni di abbandono. Situazioni di delinquenza anche comune notevoli in questa città, per le proporzioni della città, cioè non stiamo parlando di New York, stiamo parlando di Certo. Firenze, che però viene molto sentita e molto vissuta. Ci sono zone, soprattutto nella periferia di Firenze, che stanno vivendo un completo stato di abbandono. Finalmente anche l'amministrazione ha detto ci occuperemo, faremo, perché dal fare al faremo, perché ora siamo alla degradazione già di Renzi, Renzi faceva scena, ora attualmente abbiamo il candidato sindaco e faremo. Faremo per le. Noi invece abbiamo fatto un programma elettorale molto stringato, non perché non ci occupiamo di tutto, noi ci occupiamo di tutto, di tutti i problemi di Firenze, aeroporto, tutte queste famose Mobilità. mobilità, tutte queste famose cose che io ero bambino e le assicuro non sono proprio un giovinotto, e già se ne parlava il campo da calcio, il campo della Fiorentina. Ecco, 40 ma anni fa perché già se ne parlava e ancora non c'è, quindi c'è noi ci occupiamo sempre campo di invece, abbiamo Marte. alcuni punti programmatici molto forti, la sicurezza in questa città che in cui noi ci impegneremo, soprattutto il candidato sindaco ha detto si impegnerà in prima persona per la sicurezza e contro il degrado di questa città, contro questa criminalità diffusa che purtroppo sta marcando la città. Allora, un punto che lei mi ha sottolineato poco prima di cominciare l'intervista, che è molto interessante, riguarda la gestione proprio della macchina comunale, del comune. Voi come pensate Sì, di noi intervenire? prima cosa non ci affideremo più, come è stato fatto sotto Renzi, a decine e decine di assunzioni a termine, esterne, consulenze e quant'altro, questo noi faremo pulito. Rivaluteremo la macchina amministrativa facendo tornare alcuni servizi che sono oggi falsamente esternalizzati nelle società, per esempio Casa S.p.A., noi la riporteremo dentro il comune perché noi riteniamo che il problema della casa sia un problema molto importante a Firenze e molto affrontato male. Ci sono case popolari degradate, noi venderemo gli immobili agli inquilini che lo vogliono fare, consultando anche la nuova legislazione attuale e quella futura.
metteremo il nostro motto è prima cittadini di Firenze, e questo noi quindi faremo, prima cittadini di Firenze, anche per l'assegnazione delle case popolari. Faremo dei criteri che non solo i cittadini di Firenze, perché uno si prende il domicilio a Firenze e diventa cittadino di Firenze, come dice qualcuno in televisione, poi vai a vedere i nomi e di Fiorentino non c'è niente. Bisognerà avere la residenza, perlomeno 10 anni di residenza a Firenze e avere un punteggio. Se hai meno residenza hai meno punti, le case popolari si assegnano in base a differenze di punteggio assai limitate con le condizioni, quindi noi faremo nuove case popolari, ristruttureremo quelle vecchie, elimineremo Casa SPA, che è un carrozzone inutile, una falsa società, per avere anche la trasparenza su poi in queste case civili. Quindi noi interverremo molto, tra i tanti punti, è uno dei 10 punti, certo, che faremo subito, sulla macchina amministrativa, sul corpo dei vigili, che non fa sicurezza, fa altre cose, fa multe, noi interverremo su questo qui, lo ritornerà ad essere, quello deve essere un corpo di polizia municipale, ovvero deve essere per la sicurezza anche della città, non solo per fare i multifici, insomma, non ci interessa. Allora, volevo affrontare proprio per questo aspetto sociale molto marcato nel vostro programma elettorale, come la questione del lavoro, dello sviluppo, secondo voi da dove deve passare? Il lavoro e lo sviluppo, allora molte competenze sono nazionali, quindi certo, non potremo fare. Certo, noi faremo una serie di interventi, soprattutto per favorire il commercio, non faremo pagare per i primi 3 anni le inserzioni, la tassa sulle inserzioni, daremo anche un contributo a fondo perduto a chi inizierà nuove attività, perché è importante. Quindi con i risparmi che faremo sulla macchina amministrativa faremo un bando per chi inizia nuove attività commerciali a Firenze. Le grandi attività amministrative, economiche, l'industria pesante, diciamo così, quella può essere solo favorita facendo funzionare meglio la città, quindi pulendo la città, mantenendo la viabilità, favorendo i grandi movimenti. Quindi però il lavoro inteso lavoro è nazionale. Noi interverremo molto sul favorire il commercio, favorire tutte le iniziative, che chiaramente non il commercio quello abusivo, quello noi anzi lo combatteremo, proprio perché, come dire, il commercio abusivo in città porta povertà e basta, porta povertà e degrado, perché non porta niente alla città e porta cose. Noi utilizzeremo i fondi che vengono notevoli dal turismo, perché i turisti pagano per stare a Firenze, li utilizzeremo per fare una città migliore, favorire un commercio fiorentino, prima i cittadini di Firenze, sfavorendo queste forme di abusivismo che in città sono notevoli e falsanti anche il senso del commercio fiorentino. Allora, in tutto questo, abbiamo gli ultimi 40 secondi, ma glielo voglio chiedere, i progetti infrastrutturali, tipo le tranvie, come si inseriscono? Siete favorevoli o contrari? Noi chiuderemo, noi siamo per realizzare quello che si può fare, in maniera anche concreta ed economicamente vantaggiosa. Non si può spendere 250 milioni di euro per fare una tranvia come è stato speso. Noi porteremo a termine questa infrastruttura e miglioreremo alcune altre infrastrutture, miglioreremo lo sviluppo della classica gomma, interverremo sui parcheggi esterni, veramente non questi campi abbandonati e poi non viene mai fatto niente, interverremo generalmente sulla mobilità con un progetto molto complesso che naturalmente oggi noi dobbiamo essere, siamo incisivi e dobbiamo andare un po' per slogan, me ne dispiaccio, ma bisogna parlare per slogan. Comunque, più sicurezza, più lavoro, più veramente, però prima i cittadini di Firenze, questo è il nostro slogan e avremo in testa prima i cittadini di Firenze e poi ci occuperemo delle altre cose. Allora, io ringrazio Guido Sensi per l'intervista. Guido Sensi di essere stato con noi. Allora, vi ricordo che parla in rappresentanza della lista Alleanza per Firenze Totaro Sindaco, che appunto sostiene il candidato a sindaco Achille Totaro. Grazie ancora, grazie a voi per l'attenzione, buona serata grazie a tutti. Grazie agli voi. Ascoltatori, buona serata a tutti.